Ciao a tutti e grazie per essere di nuovo insieme a me nel mio canale. Oggi prepariamo la ricetta di questo plum cake variegato. È una ricetta Dukan. Avete già visto questo plum cake su Instagram in una foto postata qualche tempo fa. Mi avete chiesto la ricetta ed eccola qua. Allora, per questa ricetta ci servono 4 uova, 80 g di amido di mais, 100 g di latte in polvere, 250 g di yogurt. Una bustina di lievito, ma va bene anche mezza. Aroma vaniglia e cannella, dolcificante a piacere e 2 cucchiai di cacao. Rompiamo le nostre 4 uova in una terrina e aggiungiamo qualche goccia di aroma vaniglia. Una spolverata di cannella. E dolcificante a piacere. Montiamo tutto con le fruste. Una volta ottenuta questa consistenza spumosa, andiamo ad aggiungere 250 g di yogurt greco. E incorporare con la spatola in silicone. Aggiungere 80 g di amido di mais e 100 g di latte in polvere. E mescoliamo il tutto sempre con la nostra spatola. Aggiungiamo anche il lievito. E mescoliamo di nuovo. Dopo aver coperto con un foglio di carta forno uno stampo da plum cake, andiamo a versare un po' di composto. Nel composto restante andiamo ad aggiungere 1 e 2 cucchiai di cacao. E andiamo a incorporare bene. Andiamo ad aggiungere e con una forchetta andiamo a variegare. Cuociamo in forno statico a 180 gradi per 30-40 minuti. Ed eccolo qua, tadam, plum cake appena sfornato. Una volta raffreddato lo inizio a tagliare a fette. Ogni fetta rappresenta una porzione giornaliera. Più o meno vengono 13 porzioni, quindi colazione pronta e salva per 13 giorni, quasi 2 settimane. Non dimenticate che ogni porzione va conservata, a volte in una pellicola e poi messa in congelatore, da scongelare la notte prima, così l'indomani mattina a colazione è pronta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un pollice in su oppure lasciando un commento qua sotto. Ci vediamo al prossimo video e nel frattempo vi mando un grande bacio. Ciao!